Tornerà all'antico splendore entro il mese di dicembre il pannello Genova, uno degli otto che compongono la scala denominata La vera cabala dell'otto all'ingresso del Museo Cascella di Pescara. L'opera, dipinta da Pietro Cascella nel 1942, potrà essere restaurata grazie al mecenatismo di Luigi Di Fabio, titolare del Bar Roberto e nuovo gestore del caffè letterario annesso al Museo delle Genti d'Abruzzo, insieme alle donne del club Inner Wheel, che hanno già arricchito il Museo delle Genti con una collezione di bambole dal mondo. La novità è che l'opera di restauro sarà condivisa con il pubblico attraverso una serie di incontri calendarizzati nell'ambito dell'iniziativa Il Sabato del Restauro, che permetterà a piccoli gruppi di persone di presenziare i lavori di restauro interagendo direttamente con la restauratrice Chiara Russo. Un intervento completo di restauro, quindi si lavora sul supporto per risanarlo e anche per ricostruire le zone lacunose, quindi le parti proprio mancanti, sia di supporto che di pellicola pittorica. Successivamente si lavorerà sul fronte, quindi sulla la parte dipinta, e appunto verrà prima ripulita la pellicola pittorica e poi verranno risarcite queste lacune anche a livello cromatico. L'intervento fino adesso è stato quello di ovviamente smontare il pannello dal sito dove era collocato, togliere queste sono le asticelle che lo tenevano ancorato alla scalinata, rimuovere queste che sono le toppe che erano state inserite retro per chiudere queste lacune, e poi è stato fatto un trattamento contro gli insetti xilofagi. Adesso quindi ci apprestiamo proprio a fare la ricostruzione delle lacune. A dicembre l'opera sarà completamente restaurata. A quando risale quest'opera? L'opera è facilmente databile perché c'è l'etichetta 1942. Pietro Cascella è il nipote di Basilio, sappiamo che lui è nato nel 1921, quindi aveva 21 anni quando quest'opera è stata realizzata. E lui è, tutti quanti sono partiti dalla pittura perché è il primo approccio che hanno avuto con l'arte, poi lui si è specializzato, come noi pescaresi ben sappiamo, il suo talento era la scultura. Quindi è un'opera molto fresca, giovanile e veloce, anche nella scelta dei materiali, nei colori, nella tecnica. È un'opera che quando è stata realizzata probabilmente non era stata presa in considerazione la stessa sua famiglia come un grande dipinto, però nel tempo ovviamente si è storicizzato, ha acquisito insomma sia valore a livello proprio storico-artistico, penso anche economico. E fa parte appunto di questa scalinata che decora l'ingresso del museo e che era proprio l'ingresso della casa e del laboratorio. Si narra insomma che sopra questa scala c'è una stanza che era poi rimasta adibita come la stanza della moglie di Basilio, perché la casa rimane vissuta e abitata dal figlio di Basilio Tommaso insieme alla sua famiglia fino al 1968, quindi probabilmente poi la mamma di Tommaso dormiva lì e i nipoti invece scorrazzavano per il resto della casa.